oggi è una giornata veramente importante. Abbiamo avuto contemporaneamente il sindaco, un grande artista, Jean Blanchard, molto amico dell'Aquila, e oltre alla stampa una platea di 50 ragazzi provenienti da tutta l'Italia che hanno risposto al nostro bando e stanno espletando il corso di formazione intensivo di 4 giorni propedeutico alla stipula dei contratti. Quindi abbiamo avuto una convergenza di intenti su un'Aquila del futuro che stiamo progettando, che stiamo contribuendo a delineare. Noi del Polo Museale, il Munda, che è un museo che piace tantissimo a tutti, basta guardare il nostro registro di visitatori, commenti del pubblico per capire quanto l'arte aquilana e abruzzese sia ammirata e apprezzata. E poi abbiamo anche dato indicazioni di quali saranno le prossime iniziative qui al Munda. In particolare avremo il 6 aprile una giornata totalmente gratuita che tutti gli anni il 6 aprile sarà ricordata, e proietteremo il filmato Arte Salvata che mostra l'evacuazione delle opere dal museo, la sede storica, cioè il castello. E contemporaneamente poi il 7 inaugureremo ufficialmente la mostra dedicata a San Sebastiano, che si intitola La seduzione dell'arte della poesia, con gli importanti autografi di D'Annunzio e le 2 sculture lignee che sono messe per la prima volta una accanto all'altra dopo 10 anni, perché la scultura raffigurante San Sebastiano di Saturnino Gatti è stata restaurata a dicembre del 2018 ed è la prima volta che la rivediamo completamente pulita, restaurata e qui esposta nel museo, pronta però a ripartire, perché tra 50 giorni sarà di nuovo in viaggio per un'ulteriore mostra al Forte di Bard. Sarà una sorta di ambasciatore dell'aquilanità. E in più il 10 avremo un'altra giornata importantissima, perché abbiamo il progetto, ospiteremo il progetto del ministro Bonisoli sul sistema delle reti museali, e a seguire avremo Massimiliano Finazzer Prodi per un tributo al grande Leonardo da Vinci. La card è in una doppia versione, ci sarà una card diciamo per tutti, che sarà una card che potrebbe costare 10 euro da sola e 15 euro se uno è interessato ad acquisire anche la sacca e il bottoncino L'Aquila Città d'Arte, cioè i 2 gadget che chiaramente diamo al prezzo di costo in effetti. E ci sarà poi una card sostenitore che sarà stampata in cartoncino, stampata in cartoncino pesante, e abbiamo avuto il primo esemplare col nome del sindaco Biondi scritto da un importante calligrafo e artista, Jean Blanchard. E chi vorrà avere la card sostenitore, che costerà 50 euro, prenderemo le prenotazioni, faremo scrivere il nome dedicato. Al bando hanno risposto 115 da tutta l'Italia, incredibilmente anche da regioni lontane come il Trentino, il Veneto, la Sardegna, la Sicilia, l'Emilia Romagna. E un terzo sono di provenienza abruzzese. Dai 115 abbiamo selezionato 50, facendo una graduatoria in base, prima scremando quelli che non avevano o non avevano l'età o non avevano i titoli o avevano sbagliato qualcosa, e da quelli abbiamo ridotto a 76, dai 76 abbiamo ammesso al corso 50. Ora, da questi 50 che hanno fatto il corso, lunedì e martedì prossimo faremo un colloquio e 16 avranno un contratto di collaborazione per l'Aquila Città d'Arte, 5.000 euro, compresa la ritenuta d'acconto. Un ringraziamento alla direttrice, al personale e al nostro gradito ospite, ma in particolare vorrei fare un saluto ai ragazzi che sono stati selezionati e che stanno per essere formati, in corso la formazione, per essere inseriti all'interno di questo progetto che abbiamo pensato un po' di tempo fa, in realtà già è circa un anno che ci ronzava nella testa, a me, all'allora titolare della struttura di missione, Gian Piero Marchesi,
che poi ha preso il nome di L'Aquila Città d'Arte, che vede la collaborazione principale del polo museale e il finanziamento di 300.000 euro da parte del Ministero dei Beni Culturali, un progetto che avevamo immaginato per il decennale e che ha una doppia valenza. Da un lato serve a fare una rete delle bellezze, della grande bellezza di cui questa città e questa comunità si sta riappropriando, e quindi offrire anche ai cittadini aquilani, ma soprattutto ai turisti e ai visitatori, l'idea di una città che è in movimento, che è in trasformazione e che è in rinascita. E dall'altro serve anche per riaffermare nell'anno del decennale, soprattutto a ridosso della scadenza del 6 aprile, e forse siamo stati un po' preveggenti da questo punto di vista, per iniziare a declinare in positivo la narrazione di che cosa è accaduto in 10 anni in questa città. Ed una parte della stampa nazionale sta raccontando un quadro quasi esclusivamente a tinte fosche di quello che è accaduto, all'Aquila, purtroppo. Immagino che ad alcuni di voi siano capitati sotto dei dossier talmente approssimativi da essere quasi falsi, e diciamo la rappresentazione plastica di questo racconto errato, menzognero, è dato dalla storia che è stata detta all'Italia, che al posto del luogo della casa dello studente adesso c'è un palazzo di 5 piani, quando invece quella è un'area che è stata demolita, bonificata e che è stata messa a disposizione di giovani studenti della nostra università per fare un concorso di idee che è stato fra l'altro selezionato, premiato, che stiamo quantificando per trovare le opportunità di finanziamento. In realtà questa è una città, certo è una città complicata, certo è una città difficile, certo è una città dove ci sono delle condizioni economiche di svantaggio che però derivano anche da una condizione generalizzata italiana ed europea, direi, perché nel frattempo, negli ultimi 10 anni, anche il mondo è rimasto immobile, che è stato ad aspettare che all'Aquila succedesse qualcosa. Nel frattempo ci sono delle dinamiche economiche che sono in corso, delle abitudini che sono cambiate, delle innovazioni che sono intervenute. Allora noi dobbiamo capire se, e lo dobbiamo fare, una riflessione che dobbiamo fare in questo periodo, se vogliamo provare a fermare il vento con le mani o metterci sulla scia di questa modernità, o se il vento prenderlo alle spalle e iniziare a cavalcare l'onda. E tra le cose che secondo me dobbiamo fare, che fra l'altro erano anche inserite in uno dei 4 assi del piano OCSE che diceva L'Aquila verso il 2030, i 4 assi, uno di questi era una rinnovata attenzione, un rinnovato sostegno a tutte le attività artistico-culturali. E mi piacerebbe che voi foste con la vostra gioventù, con i vostri sorrisi, con le vostre facce fresche, foste i migliori narratori di questa città così bella, di questa città in cambiamento, di questa città che è rinata e di questa comunità che ha l'obiettivo di raccogliere tutti insieme i pezzi di questo puzzle che il terremoto ha disperso e su cui stiamo faticosamente facendo un lavoro di ricucitura. Già 10 anni fa, quando ci fu il terremoto, io, grazie all'amicizia con Lucio Arbace, che era allora soprintendente e oggi direttore del Polo Museale di L'Aquila, mi resi disponibile per qualsiasi cosa. Dopo un po' la dottoressa Arbace mi ha chiamato e mi ha chiesto
di realizzare la grafica del libretto dei Musei dell'Aquila, e questo è diciamo la, in calligrafia, dove si vede un rapace, ecco. Poi in quell'occasione facevo anche una performance calligrafica. Oggi qui in questo stupendo museo ci troviamo vicino alla scultura di Silvestro, di Giacomo di Paola, detto Silvestro dell'Aquila, siamo nella fine del 400, e era molto devoto, erano molto devoti a lui, soprattutto nei periodi di pestilenza. Ma questo foglio che io sto mostrando è una lettera, è la brutta copia di una lettera calligrafica di D'Annunzio a Ida Rubinstein, che impersonò in quegli anni San Sebastiano in un memorabile spettacolo con Bax anche a Parigi. Oggi sono venuto per scrivere i nomi in calligrafia sulla card degli amici del Museo dell'Aquila. Quindi io oggi scriverò 100 nomi in calligrafia degli aderenti che compreranno questa card a 10 euro l'una. Bellissima è stata l'iniziativa di convocare tutti questi giovani studenti, di cui 16 poi faranno parte del gruppo dei giovani che illustreranno al pubblico internazionale il museo e le bellezze dell'Aquila città d'arte. Adesso, per mostrare come scriverò questi nomi, scriverò il suo cognome e nome, Alessia Centi Pizzutilli, e qui in calligrafia. Ci vorrà un po' per asciugare. Qui facciamo un rapace. Centi, anche col becco da rapace. Pizzutilli, con la vecchia Z. E qui abbiamo un po' imitato la scrittura di D'Annunzio a Ida Rubinstein.